Buongiorno, Focus, Bollettino, Colture Erbacee, aggiornamento. Cominciamo oggi a parlare di piralide, con particolare riferimento al mais, ma certamente le informazioni possono essere utili anche per altre colture, in quanto la piralide è un insetto molto prolifico in grado di alimentarsi su molte piante ospiti. Siamo nella fase di chiusura della prima generazione. Il modello previsionale e le osservazioni che continuamente facciamo in campo indicano che la gran parte della popolazione oggi è nelle fasi di quarto e quinto stadio larvale con la presenza delle prime crisalidi. In percentuale maggiore nel Veneto centro-occidentale, ove la sommatoria termica è più elevata. È un momento critico per cominciare a capire cosa fare. Se seguirete i bollettini che man mano andiamo ad emettere, capirete quando vi sarà la presenza delle prime ovature, capirete come stabilire il livello di pressione dell'insetto per capire se effettivamente, a seconda del tipo di produzione, è necessario fare interventi e avrete indicazioni sulla finestra migliore per effettuare i trattamenti per contenere la popolazione qualora la pressione sia abbastanza elevata. In questo momento non è necessario fare alcun trattamento perché gli stadi che avrò interesse di controllare successivamente non sono ancora presenti. È possibile in ciascuna azienda valutare e controllare le indicazioni che vengono fornite con i bollettini guardando i propri appezzamenti. È molto semplice. Innanzitutto andrò a individuare le piante che hanno subito un attacco da parte della prima generazione. Piante come questa, vedete la serie di fori orizzontali, è una buona indicazione per capire quali sono le piante che hanno avuto la presenza della piralide di prima generazione. Una volta che ho individuato queste piante, andrò ad aprire le foglie, a tagliarle se necessario e troverò le larve. Vedete, questa è una larva. Troverò le larve. E quindi potrò valutare una larvotta grossa così, è una larva di quinto stadio. Poi, guardando con attenzione le piante, potrò anche vedere se ci sono le crisalidi e capire quindi che ci stiamo ormai avvicinando alla presenza degli adulti e quindi all'inizio delle ovideposizioni. Vedete, questa è una crisalide di piralide. E quando comincia a essere elevata la percentuale di popolazione in questo stadio, comincia ad avvicinarsi il momento delle decisioni irrevocabili, che dobbiamo capire il livello della popolazione e capire quando effettivamente ci sono gli stadi da controllare nel caso la popolazione sia elevata in grado di produrre un danno in termini quantitativi e qualitativi alla cultura. Seguite quindi i bollettini e man mano potrete capire se e quando e come fare per il controllo della piralide. Alla prossima!